Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog. Siamo finalmente alla parte 2 dell'Herzberg, ovvero la gara vera e propria, che si chiama Hard Scramble. Oggi è finalmente la domenica di gara e partiamo dalla seconda fila col numero 90. Le qualifiche sono andate bene, ma adesso c'è un'agitazione da paura, ragazzi. C'è la tensione che si sente a pelle. Siamo in mezzo a 50 persone che stanno sgranando come dei maiali, quindi non si sente assolutamente niente. Stiamo aspettando il via da parte di Karl Katok, il capo dell'Herzberg. Qua siamo partiti finalmente, primo rettilineo, poi c'è la prima salita di pietre, ma attenzione ai tappi, ragazzi. Infatti eccolo qua, primo tappo, sono proprio io a essere fermo, non, ovviamente non causato da me, ma sono fermo nel tappo. Ma adesso con un po' di trasferimento arriviamo finalmente alle prime salite, che sono spettacolari, le possiamo vedere in tutti i video e nella Rocket Ride. C'è da fare molta attenzione qua, perché come mi è successo nel 2016 è un attimo beccare qualcuno, quindi lezione numero 1, prima guardare sempre in alto per vedere se c'è qualcuno nella nostra traiettoria. Questo è quello che mi è successo nel 2016. Vi lascio il link in descrizione anche del 2016, ma ritorniamo subito al 2019 e finalmente ci sono strade libere e riesco a fare la mia linea. Infatti puntiamo fino al primo checkpoint. Arriviamo veramente in poco tempo al primo checkpoint, andiamo a pippare. Dopo poco trasferimento arriviamo al checkpoint 2 e iniziamo col bosco. Come vedi ci sono già le prime salite e le prime moto ferme, le prime persone che si ribaltano. Allora scelgo subito un'altra strada, passo a destra. Qua mi incrocio con Ryan Sykes, lui è il numero 8, pilota ufficiale KTM Red Bull americano ed è il ragazzo che ha causato la coda nella prima fila. Questo è un buon segno, ragazzi, vuol dire che abbiamo già recuperato i ragazzi della prima fila e la gara sta andando molto bene. Poi di trasferimento verso il checkpoint 2, dove c'è anche la bassa bike, una delle salite più critiche di tutta l'Herzberg, dove non si può mai mollare un attimo il gas, altrimenti la moto inizia a scendere, a perdere grip e ti tocca rifarla da capo o iniziare a spingere come un disperato. Ma non possiamo perdere le forze adesso, dobbiamo cercare di essere il più rapidi possibile e non spingere mai. Andiamo finalmente nella parte saliente del bosco dove c'è il checkpoint 3. Come vedi mi sono appena accodato ad Azzalini, pilota italiano che sta andando molto molto bene e sta scegliendo delle linee spettacolari. Allora lo seguo subito e addirittura arriviamo a passare Cody Webb, eccolo qua. Pilota KTM ufficiale Red Bull, un altro ragazzo americano che però è infortunato e quindi mi lascia passare. Arriviamo ora alla Badevanne, quindi si inizia con una discesa ripidissima
pezzettino di trasferimento e si risale su con una salita altrettanto ripida. La marcia da mettere qua è la terza e anche qui non si può mollare mai il gas, altrimenti si riparte da capo. Arrivati in cima ci sono delle pozzangherone enormi, piene di fango, ma subito dopo c'è un altro strappo in salita, abbastanza complicato ma con un canale molto grande all'interno e quindi speriamo di non avere gente davanti. Mettiamo la seconda e andiamo su a full gas. Ma purtroppo è meno di gente, siamo già nel tappo, vediamo almeno di non far male a nessuno, di non fare danni alla moto. Come vedete ci sono dei pazzi che ci saltano sopra la testa, ma io aspetto un attimo la coda e la mia corda e saliremo su. Ma riprendiamo subito con un altro salitone incredibile, si chiama il Dreikönig, ovvero il 3 re. Ora vi faccio vedere qualche immagine che dagli elicotteri non potete sicuramente vedere perché la parte è veramente difficile del bosco. Questo salitone qua, come vedete, si può fare solo grazie all'aiuto del pubblico. Nella prima metà gara, quindi fino ai primi 10 checkpoint, il pubblico può intervenire e aiutare noi piloti a salire. You know, last year at the end of the race, checkpoint 17. Puoi aiutare? Hilfe? Bitte? Can you help? E ora invece arriva la parte di un nuovo checkpoint, il numero 8. Non sono potuto andare a vederlo a piedi, quindi sarà una salita completamente nuova per me, ma sono qui che ho beccato Enrico Rinaldi, un altro pilota italiano veramente forte, e ci stiamo appunto studiando quale linea potrebbe andare meglio per questa salita. Sto cazzo! Se noi ci aiutiamo in due ripassiamo sopra la coda. Proviamo a sinistra allora. Ma arriviamo e io trovo subito la mia ragazza Chiara e i miei meccanici a darmi una mano a tirare sulla moto in questa salita pazzesca. Gente che è andata da tutte le parti e qui hai veramente bisogno di una mano se non vuoi perdere. Se fossi stato da solo probabilmente ci avrei perso magari un'oretta. Con tre persone a darmi una mano invece in giro di un quarto d'ora l'abbiamo salvata e finita. Ma soprattutto ho speso meno della metà delle forze per spingere la moto. Sto cazzo. Poi scolliniamo già di là. Sì, poi c'è una discesa. Ok. Con piedi. Grande amore. Grazie Giorgio! Bravo! Ok, ora invece cambiamo un po' zona e passiamo dal bosco, arriviamo alla parte di fronte dove è molto molto rocciosa, quindi qualche discesa molto importante, ma poi c'è un trasferimento e arriviamo a tutta la parte secca del percorso. Ci sono ogni anno delle nuove salite nella parte di mezzo di transizione dei punti fondamentali, dei checkpoint, come per dire l'8 era un checkpoint fondamentale, il prossimo dove c'è anche un'area di sosta sarà il 10, ovvero poco prima della machine, che è la prima salita dove non si può più avere l'aiuto del pubblico. Quindi questa è una salita veramente pazzesca e fa paura a vederla dal basso. Proveremo a farla, proverò in terza e vediamo cosa succede. Full gas! Pull me away. Secret fantasy.
Dopo questa salita c'è un'altra veramente importante, dove negli anni scorsi non riuscivano a salire neanche i piloti ufficiali, quindi si è messo il pubblico da quest'anno a tirare di nuovo sulle moto. Caduto giù da un muro alto. Stai salvinando? No. You wanna change the cookies? Adesso invece l'ora della machine, come vi ho detto, è una salita veramente incredibile e super faticosa. C'è veramente da lasciarci l'anima e le braccia lì dentro. Quindi cerchiamo di farla spingendo il meno possibile. It's tricky, but it's possible. Ovviamente ho bisogno di una grossa boccata d'aria, ma il regolamento non permette ai piloti di togliere il casco mentre si sta andando. Com'è? Ciao Matte, zio cane. Partite insieme e arriviamo insieme, bomba. Adesso per subito ho rifatto 3 checkpoint iniziali per trovarlo. Col cazzo, ho il telefono dentro, ho detto non lo perdo mica. Ok, you have 2 hours more. Come on, last year you arrived here when Javis have already finished the competition, eh? L'ultima delle salite mortali della prima parte di Bosco è proprio questo, checkpoint 15, che è dove mi sono fermato 3 anni fa per fine del tempo limite. Ora sono qui con Matte, ci stiamo dando una mano e riusciamo ad andare avanti come 2 treni. Stiamo martellando ormai dal checkpoint 10 insieme e fidatevi che arriveremo molto più avanti. Vai! Grazie Matte! Quindi questa salita mortale la finiamo, scendiamo il 15 e andiamo verso il 16, che è il preludio della carrozzeria, ovvero un checkpoint dove si passa solo sui massi grossi, sui vetroni, e dove la fatica si fa veramente sentire. Cerchiamo di andare avanti e mantenere il passo pietra per pietra. Ora c'è questa parte di trasferimento veloce prima di infognarci nella parte retro dell'Herzberg, che è dove ho finito la mia gara esattamente nel 2018. Vi faccio vedere. Porco Giulia, mica sono riuscito a uscirne fuori da sta allora, roba. Vuoi andare a cercare 17? Quindi adesso finalmente si inizia a giocare. Con l'aumentare dei checkpoint la difficoltà anche aumenta nel percorso e non c'è più l'aiuto del pubblico. Ancora io e Matte riusciamo a darci una mano in questa parte veramente critica e difficile del percorso. Forse. Questo qua è mortale, l'ho già fatto. Dopo di questo io mi sono fermato. Non è poi più. Porca bastarda.
ora tra discese impossibili e salite impossibili troviamo anche la discesa di neve e guardate cosa è successo a Manuel Etting. At this point it's going to be how easily can you descend and let's in bigger falls. Being on the side of a hill there, mountain, it goes down and then watch this, enjoy the ride. Io invece non so come riesco a cavarmela, probabilmente dal mio passato da sciatore, quindi vado giù a tuono senza cadere, ma ovviamente non so come sia possibile perché è la prima volta che faccio una discesa del genere. Non so come sia possibile. E arriviamo ora verso il checkpoint 17. Come vedete si possono scegliere tante strade. Inizialmente il bivio è stare a sinistra sull'erba, sulla terra, o stare a destra sulla costa in pietre. Ovviamente scelgo la più semplice, vado sulla terra. Inizio a seguire le tracce, molto lento, ma comunque ho deciso la mia strada e vado avanti per questa. Arrivo poi in questo punto molto critico dove vedo la neve giù in fondo alla discesa e allora inizio a chiedermi ma forse non è questa la strada giusta? Mi guardo indietro e tutti i ragazzi mi fanno segno di seguire la costa sulle pietre in alto, ma ovviamente non riesco più a uscire di qua. Difatti ho perso più di mezz'ora, forse addirittura anche 40-45 minuti in queste pietre. E mi è morta anche la batteria della GoPro, quindi sono finite le riprese e sono in difficoltà. Alla fine della fiera comunque sono sceso per la mia strada, ho passato la neve e ho spinto per più di 150 metri di salita facendo una fatica mortale. Sono arrivato alla seconda area di sosta dove ho ritrovato i miei meccanici e fatto benzina e poi si arriva all'ingresso della Cars Diner, checkpoint 18. Qui è dove ho finito la mia Herzberg, sono completamente soddisfatto perché questo era esattamente il mio obiettivo, arrivare alla Cars Diner, e per il prossimo anno l'obiettivo sarà finire la Cars Diner. Ma come sappiamo è un tratto veramente veramente importante della gara e dove scandisce per bene chi è un vero pilota e chi è ancora un amatore. Eccoci qua in diretta dall'Herzberg, appena finita, siamo alla Cars Diner, checkpoint 18. Io sono riuscito a fare 17 checkpoint, non sono sceso alla Cars Diner, non ce la facevo più e comunque sono molto molto soddisfatto. Chi riesce ad andare oltre la Cars Diner si può già considerare un vero pilota. Tutti quelli che rimangono prima sono dei bravi rider, ma ancora degli amatori. Quindi ovviamente io faccio parte di questa categoria qua, degli amatori. È stato veramente un piacere condividere con voi questa avventura, spero vi sia piaciuta. Quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate le notifiche per avere tutti i prossimi video, lasciate un like, un commento per aiutare a crescere il mio profilo, se vi piace l'enduro estremo. Ciao e alla prossima! Ricordati di seguirmi sui canali TikTok, Instagram e Facebook. Ciao!